Intanto noi come ATL siamo molto felici di aver sostenuto questa iniziativa. Come sapete abbiamo un occhio particolare per quelli che sono i nostri giovani atleti, sia i più famosi come Marta Bassino e Isa Balsamo e sia anche come altre persone che invece hanno comunque dato già dei buoni risultati e necessitano comunque di sostegno. Quindi noi abbiamo aperto le porte dell'ATL allo sport perché pensiamo che sia un veicolo straordinario per creare nuovo turismo e nuovo interesse per il nostro territorio. Questa mostra permanente è sicuramente un fiore all'occhiello del nostro periodo storico, tra virgolette, che appunto abbraccia i 50 anni dalla nascita del Panathlon ad oggi, con la rappresentazione di tutti quelli che sono stati i campioni della nostra terra e gli sport che hanno rappresentato. Quindi noi siamo veramente contenti di aver contribuito a questa iniziativa perché pensiamo che possa essere anche un volano turistico o di interesse nazionale. Possono esserci delle visite guidate per le scuole, possono essere organizzate le visite anche in occasione delle partite che vedranno come teatro il palazzetto dello sport, e quindi siamo convinti che veramente sia un'iniziativa encomiabile e da sostenere in tutti i modi. Infatti abbiamo prodotto questo pieghevole che servirà anche a far conoscere questa iniziativa e che sarà posizionato in tutti i nostri punti di informazioni turistiche e naturalmente anche in tutte le fiere alle quali parteciperemo come ATL.